Darling, andiamo alla vecchia villa a caccia dei fantasmi. Maddalena è con voi? Come on. Maddalena! Giulio, mi ha tutto il per la tosse. Tu sai che il tipo è purino, spa? Nel 22, venendo a Roma col mio manipolo, ho passato la notte in un castello come questo vicino a Genzano. Ah, lo sapete, nel castello di mia cognata una volta abbiamo visto apparire una bambina con una candela in mano. È tipica per la storia. Poi si seppe che non era una bambina. Come? E manco una candela. Ma questa poi, ma va là. Io sono pronto a fare una scommessa. Quando sarò morto? Sentite che silenzio. Guarda là, una luce. Ma va, è il riflesso delle candele sui vetri. Ma che creatura priva di fantasia che sei. Ma come, non vi ricordate la storia del gobbo che raccontano i contadini? Senti, Giulio, ma non ci avete un po' di luce elettrica qua? Fai attenzione che ci sono dei pipistrelli. Pipistrelli? Ah, sono le mie soggette preferite. Nicolina, sta attenta che l'onorevole là dentro ti fa la festa. Ma tesoro? La porta è chiusa, ci manca la chiave. Deve essere qua per terra, scusa, dammi un po' di luce. Sapete che non la trovo? Ma che, qua non c'è niente. E allora? E allora torniamo indietro. Ma no, la buttiamo su con una bella spallata. Dammela qua. Oh, brava Nicolina. Chi l'ha trovata, Nicolina? Nicolina l'ha trovata. Io un po', quanto tempo è che non venite più qua? Sono più di 2 anni che non ci vengo. Che ci fate? Ah, io ci farei una bellissima garçonniere, ma mio padre non è d'accordo. Allora che cosa ci prepara questo gran giornalista? Bell'articolo di terza pagina sull'aristocrazia stupida e corrotta. Prima di tutto io mi occupo di altre cose, poi lei non è mica tanto interessante, sa? Maddalena, chi l'ha accompagnata qui da voi? Ma chi è Maddalena? Let's go! Ma chi ha avuto l'idea di... Attenzione, c'è tutto quanto pieno di topi, scarafaggi, vipere, nottole e vampiri. E adesso sarà anche pieno di mignozze. Grazie tanto. We will walk the bloody tower at the midnight. Io vado avanti e faccio nome a tutti. Di un po', Giulio, ma quando è stata fatta questa casa? 5 secoli fa, nel 1500. Chi è che l'ha costruita? 5 secoli di amore. Avevi pure una palma alla tua famiglia. Ne abbiamo avuti 2. Contessina Cristina. Contro la paura usami subito, Irene, adorata. Tu, papà, amore mio. Venite, vi guido io. Da questa parte, venite. Giulio, guarda che stiamo scopando i pavimenti con i vestiti. Oh, Irene, sento che qua su potrei anche amarci. Pagliaccio. Però ci pagherei, vero? Ah, mi lasci dire che lei ha un'apparizione straordinaria. Sembra scesa da un quadro. Try producing little octopi. For every biologic test says octopi are oversexed. Ma guarda che disastro. Qui ci vorrebbe un trave da una parete all'altra. Ah, Giulio, ma stringe il cuore vedere che tutto cade a pezzi così. Ma tu non ci sei mai. Te ne stai sempre a Roma. Non te ne occupi. Ma cosa vuoi che faccia, papà? Ma come? Sarai tu il padrone un giorno, no? Io sono il tuo antenato. Giulio, io sono il tuo antenato. Va via, cretina. Oh. Irene, mi raccomando, se vedi un fantasma, buttati subito nelle mie braccia, Va bene. This is the kind of tapestry I'd like to have in my studio. Who do you want to talk to? Eugenio, basta! Altrimenti, vattene. Ma come, tua zia è una medium? Ma non lo sai? Suo marito si è diviso perché nel letto ci trovava sempre qualche fantasma. E poi c'è lei. Sì, mi ricordo. Eppure io l'ho incontrata da qualche parte. Viso come suo non si dimentica. Può darsi, io lavoro. Mi avrà incontrata in qualche ufficio. Come, lei lavora? Sì. Ma chi è che dovrebbe venire? E Eugenio, ma che cretino. È Cristina che mi fa ridere. Non è vero. Cristina, shh. Chi sei tu? Please, tell me who you are. Con chi vuoi comunicare? Io sento una forza. Contessina, contatto, contatto. E non rida. E non rido. Un messaggio per qualcuno di noi. Rispondi. Senta, ma che cos'è quella luce laggiù nella campagna che si accende e si spegne sempre nello stesso punto?
Non si spaventi, è un trattore agricolo. D'estate lavorano anche la notte. Ehi, chiamate suor Edvige. Ma chi è suor Edvige? È una suora che ogni anno d'estate gira per queste stanze con la sua testa dentro un piatto. Ma va. Sei ancora tu? Perché non mi lasci in pace? Vattene via, ti supplico! Straordinaria. Domandagli se quello dell'altra volta. Il profumo del tuo respiro nei miei polmoni. Non stanno a me, ven. Merci. Ma è ubriaca, è ubriaca. Non amore, perché no, no. Fate buio, via le candele. Amore, je me la vie. Spegnete, spegnete. Je me l'amour, je me la vie. Je me tout ça qui existe. Chi sei? Ma dimmi chi je sei. Je me la vérité. Who are you? Who are you? Con chi vuoi comunicare? Basta. Giulio. Con Giulio? Ah, Giulio, c'è un messaggio per te. Quella porca innamorata di te. Giulio, non puoi sfuggire al mio amore. Adesso basta, accendete le luci. Irene, non fare la stupida, stiamo scherzando. Irene, vieni qua. Chi sei, povera anima? Perché piangi? Perché piangi? Aspetta, faccio un po' di luce. Well, what a coincidence. Ouch. Oh no, darling. No, no, non qui. No, amore, che fai? Pazzo sei, pazzo tesoro sei. Lo sapete che è la prima volta che vedo l'alba? Darling, don't you catch cold now? No. Oh. Marcello, conosci mio figlio? Oh. That's it. Hello. Good morning. Andiamo a mangiare gli spaghetti, am. Infinito, le ova a 45 lire l'una. Niente, lo saluti e buon Natale, se vanno a comprare Capranica. Buongiorno, mamma. A storia ancora a spasso state? Buongiorno. Buongiorno. Non vuoi la vectua? Hai dormito bene, mamma? Ma che ti senti tanto ragazzino, tu? Ma che fai? Siamo state a visitare la vecchia villa. Qui c'è pure quella matta di Francesca laggiù. Dice che venga a me. Chi è? La principessa madre.